Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Moscova e parlando di emergenza sanitaria perché nessuno è uscito dalla struttura di accoglienza. Allora il sindaco di Moscova, Claudio De Collibus, rassicura i suoi concittadini rispetto alle 7 positività riscontrate su altrettanti migranti, 50 in totale accolti nel paesino del Pescarese. Il sindaco ritiene esagerata la richiesta del presidente del Consiglio regionale rivolta alla ASL di effettuare tamponi a tappeto su tutti gli abitanti di Moscufo. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Attualmente sono stato al CAS con la ASL di Pescara, con il dottor Polidoro, che sta svolgendo un controllo per tutti quelli che sono ospiti nella struttura, che stanno facendo misurazione della temperatura corporea e tutto ciò che riguarda il controllo. Domattina mi ha garantito che saranno effettuati altri tamponi a tutti. Le forze dell'ordine sono presenti, nessuno si può avvicinare alla struttura e nessuno può uscire dalla struttura. Le persone che lavorano lì dentro sono ben dotate di tutto ciò che può essere utile per salvaguardare anche loro e la ASL sta effettuando tanti controlli e domani saranno risottoposti tutti al tampone, anche chi ci lavora. Su 50 migranti, 7 sono risultati positivi, tra loro anche bambini. Così ci hanno detto ieri, abbiamo fatto un tavolo alla prefettura, sono emersi 7 positivi e con la presenza di qualche bambino di 2 anni. Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri aveva proposto adesso di dover fare i tamponi a tutta quanta la popolazione di Moscufo, lei che ne pensa? Ma io penso che sarebbe un eccesso, in quanto questi non hanno avuto contatti in nessun modo con il paese e con la popolazione di Moscufo da quando sono arrivati. Poi se la ASL decide di effettuare un controllo, ben venga, perché io sono pure più sicuro se la popolazione è sicura. A proposito di migranti e di emergenza sanitaria, ci spostiamo a Gissi con le parole del governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che ha detto oggi si registrano altri 16 migranti positivi, questa volta al CAS di Gissi. L'irresponsabilità del governo nella gestione dei migranti ormai conclamata. Dopo il caso di Pettorano sul Gizio avevamo chiesto di non inviare altri migranti in Abruzzo. Il governo non ha voluto sentire ragioni e prima ancora di convocare riunioni in prefettura aveva già spedito i pullman verso la nostra regione. I sindaci delle località interessate, ha proseguito Marsiglio, hanno invano invocato l'adozione di misure sanitarie per garantire la sicurezza dei cittadini. Per tutta risposta, prima a Moscufo, ora a Gissi, i tamponi eseguiti dalle ASL abruzzesi rivelano la positività di una percentuale altissima di questi migranti. Attualmente sono ospitati in strutture che non garantiscono nemmeno la loro sicurezza e la separazione anche dei loro stessi compagni attualmente negativi. È inaccettabile, continua Marsiglio, che dopo 4 mesi di duri sacrifici che avevano praticamente azzerato la curva dei contagi si debba rischiare il sorgere di focolai per colpa dell'approssimazione e della superficialità con cui il governo ha gestito gli sbarchi dei migranti. Ora più che mai è necessario adottare il blocco navale per impedire nuovi sbarchi. Il governo deve allestire navi quarantena dove trasferire questi migranti perché le strutture dove sono ospitati non possono garantire la necessaria sicurezza. E continuiamo sui numeri dell'emergenza sanitaria. 3 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. Un caso a testa per le province di Pescara, Teramo e Chieti. Nessun nuovo contagio nella provincia aquilana. Non ci sono nuove vittime. Un martedì che fa registrare 3 nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo, che di conseguenza con questo incremento vede crescere il totale dei contagiati dall'avvio dell'emergenza e attestarsi a quota 3.401. Un caso a testa per le province di Pescara, Teramo e Chieti, con L'Aquila invece che non fa registrare nuovi contagi. Questo il responso dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Non ci sono nuovi decessi rispetto alla giornata di ieri e il numero complessivo delle vittime rimane di 472. 2.804 sono i dimessi e i guariti, più 2 rispetto a ieri, di cui 8 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.796 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in 2 test consecutivi.
consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 125, con un aumento di una unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 131.432 test. Del totale dei casi positivi, 260 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 844 in provincia di Chieti, 1.629 in provincia di Pescara, 641 in provincia di Teramo e 27 fuori regione. Abruzzo un punto sotto la media nazionale nell'indagine condotta dalla Croce Rossa Italiana ed Istat sulla diffusione del Covid-19 nella popolazione italiana. I dati confermano la netta differenza tra nord e sud nella diffusione del contagio. 1.482.000 persone hanno contratto il Covid-19 in Italia, pari al 2,5% dell'intera popolazione. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istat sull'indagine di sieroprevalenza portata avanti dal Ministero della Salute e Croce Rossa sulla diffusione del virus. L'indagine avviata il 25 maggio scorso ed effettuata tramite test sierologici ha evidenziato un numero di contagi 6 volte superiore a quelli registrati durante la pandemia. Sono stati oltre 64.000 i test dell'indagine. Indagine di sieroprevalenza su SARS-CoV-2 effettuati dal 25 maggio al 15 luglio. Questo e gli altri dati emersi ci confermano che la prudenza e le misure di contenimento adottate dal governo e i comportamenti corretti dei cittadini hanno limitato la diffusione del contagio, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. Lombardia al primo posto per numero di persone positive al virus, pari al 7,5% della popolazione, mentre tutte le regioni del sud sono al di sotto dell'1%. In Abruzzo l'1,5% della popolazione ha contratto il Covid, dato che si assesta un punto percentuale sotto la media nazionale. Il dato più eclatante, quello che emerge con maggiore forza, è quello di una differenza territoriale molto significativa. È evidente che ci sono state aree del territorio che hanno pagato un prezzo molto molto più alto e aree che invece siamo riusciti a salvaguardare. Ecco, io penso che questo dobbiamo tenerlo ben presente e considerarlo un monito e una lezione. Le misure dure, rigorose che il governo nazionale e i governi regionali hanno messo in campo e i comportamenti corretti degli italiani hanno evitato che il virus si diffondesse in maniera larga e significativa in tutto il territorio nazionale. L'incidenza è straordinariamente diversificata nelle aree territoriali, addirittura all'interno della stessa regione. Provo a offrirvi una riflessione nel merito. A fronte del 24% di Bergamo, due province confinanti che sono Como e Lecco sono nell'ordine del 3-5%, quindi questo vi dà già un'idea della straordinaria variabilità non solo interregionale ma anche intraregionale. Poi, come vi ha detto la dottoressa Sabatini, sia Cremona sia Piacenza sono le altre due province del paese che hanno un tasso di sieroprevalenza superiore al 10%, tutte le altre sono significativamente inferiori, in particolare nelle regioni meridionali e insulari del paese. Lasciamo l'emergenza sanitaria e occupiamoci della questione incendi. Vigili del fuoco al lavoro da questa mattina tra Moscufo e Cappelle sul Tavo per domare un incendio che sembrerebbe di origine dolosa. Le forze dell'ordine hanno dovuto evacuare alcune abitazioni lambite dalle fiamme. È arrivato anche a lambire le abitazioni di Cappelle sul Tavo. L'incendio, che è divampato questa mattina attorno alle ore 7.30 sul lungo fiume Tavo, lungo la statale 151 che collega Cappelle all'interno dell'area vestina. Nel pomeriggio forze dell'ordine al lavoro per una evacuazione precauzionale di diverse persone per evitare danni peggiori. Le fiamme, in un primo momento, erano state domate dai vigili del fuoco al lavoro da questa mattina, ma il gran caldo e il vento hanno riacceso i roghi attorno alle ore 14 facendo di nuovo scattare l'allarme rosso. Oltre al bosco è stato completamente distrutto dalle fiamme un maneggio, mentre il cartodromo dell'Adriatico è stato risparmiato con le fiamme che hanno sfiorato la recinzione.
Al lavoro per cercare di contenere l'incendio c'è anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, assieme a 5 autobotti e ai volontari della Protezione Civile del Modavi di Città Sant'Angelo. Grazie al lavoro incessante e agli sganci d'acqua dall'alto, il rogo ora sembra essere stato contenuto, ma la statale resta chiusa al traffico e i veicoli deviati verso percorsi alternativi. L'origine dell'incendio potrebbe essere dolosa, infatti i Vigili del Fuoco avrebbero trovato 3 o 4 inneschi. Ora si spera nella pioggia come alleata nella lotta alle fiamme. Nelle prossime 24-36 ore, infatti, sono previsti forti temporali, il che potrebbe consentire di far scendere l'allerta incendi, anche se si potrebbero creare altri problemi legati proprio al maltempo e a possibili grandinate. Il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, critica l'atteggiamento della maggioranza rispetto all'assunzione e stabilizzazione del personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale. E i tanti precari che attendono dopo anni e anni, oltre 10 anni, un percorso per arrivare alle stabilizzazioni, vedranno preclusa quella strada perché questo emendamento svilisce la norma che avevamo inizialmente presentato. Voglio ricordare a questa giunta così ferma che sono rapidissimi nell'aumento degli stipendi, 2,7 milioni di euro in più per il management e i dirigenti, crescono enormemente le attese, oltre 150.000 prestazioni in lista d'attesa, e quando si tratta di favorire la stabilizzazione e l'internalizzazione di tutti quei lavoratori che lavorano con il mondo delle cooperative e quindi con appalti esterni e che spesso sono costretti a lavorare in condizioni davvero critiche, ecco, quando si tratta di dare una risposta vera per loro, alla fine non ci arriviamo perché questa maggioranza non vuole arrivarci. Noi avevamo presentato una norma chiara su questo aspetto, anche a valle in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Lazio che dava ragione alla Regione Lazio rispetto a questa norma. Ecco, nonostante ci fosse una sentenza chiara della Corte Costituzionale, hanno detto no e con un emendamento hanno profondamente stravolto e non arriveranno a cogliere l'obiettivo che volevamo. Anche domani in aula ripresenteremo il testo per fare battaglia fino in fondo. Tavolo politico programmatico della coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avezzano. Continuano gli appelli all'unità rivolti a Forza Italia, che ha scelto di non appoggiare il candidato della Lega Tiziano Genovesi. Dopo aver ottenuto la compattezza del centrodestra, ci vediamo per mettere le prime basi per fare un programma unitario, per iniziare a fare un programma di lavoro condiviso, per poter affrontare il rush finale della campagna elettorale che sicuramente ci vedrà vincenti ad Avezzano. Forza Italia però sembra essere decisa a non fare un passo indietro sulla scelta del candidato sindaco. De Angelis ha aggiunto che la convocazione di questa riunione è tardiva e inusuale. Beh, la convocazione è stata fatta nei termini che la coalizione ha ritenuto opportuno. Chiaramente Forza Italia in questo momento si è tirata fuori dalla coalizione, continuo a dire che secondo me è una follia andare separati, spero che il segretario provinciale di Forza Italia possa tornare sui suoi passi, possa convergere all'interno della coalizione, che ormai è una coalizione unita, che è partita, stiamo già lavorando su Tiziano Genovesi sindaco, quindi io penso che Forza Italia debba assumere una responsabilità e convergere all'interno della coalizione, perché tutti uniti saremo vincenti al primo turno. Sinora abbiamo lavorato ognuno per proprio conto, ascoltando i cittadini, le categorie, raccogliendo una serie di istanze. Noi il programma lo abbiamo già predisposto, a dire la verità, prima del Covid, prima che l'emergenza ci costringesse a lockdown, quindi abbiamo le idee abbastanza chiare. Però sfogliando il programma della Lega, sfogliando il programma del centrodestra, credo che non ci saranno assolutamente difficoltà a trovare una sintesi, perché le priorità sono le stesse. Fratelli d'Italia, UDC, Idea Cambiamo, quindi sembrano essere d'accordo sulla scelta del candidato sindaco. Ma Fratelli d'Italia aveva dei candidati sindaci, delle persone che avevano offerto la disponibilità a candidarsi, però
per senso di responsabilità abbiamo ritenuto di fare un passo non indietro ma di lato, confidando che la Lega e Forza Italia trovassero una sintesi sul candidato sindaco, perché l'auspicio era ed è quello di andare tutti quanti insieme. E quindi, siccome non abbiamo più tempo da perdere, soprattutto perché raccogliamo questa forte esigenza di partire da parte dei cittadini che sono già stufi di una fase di commissariamento, che lo sono altrettanto perché la data si avvicina. Possiamo fare un appello a Forza Italia affinché non tradisca la coalizione. Non la può tradire perché fa parte di questa coalizione, ci sono già 4/5 di quelli che la compongono e dovrebbe seguire la maggioranza di questo schieramento. Quindi questo appello va rivolto agli elettori di Forza Italia per dire: noi ci siamo, qui nel centrodestra. Parte da Montesilvano un servizio sperimentale di prenotazione che consentirà ai disabili di salire senza problemi sugli autobus della TUA, gestendo la prenotazione tramite telefono o app. Da oggi anche i portatori di disabilità potranno utilizzare i mezzi pubblici facilmente. Il comune di Montesilvano farà da apripista per un progetto pilota che dovrebbe poi essere esteso all'intero Abruzzo. Fino ad oggi chi ad esempio in carrozzina avesse voluto utilizzare il trasporto pubblico avrebbe dovuto sperare che il bus in arrivo fosse dotato di quelle caratteristiche tecniche come la pedana per consentire a tutti la salita. Ora invece ci si potrà prenotare tramite un'app, così da attivare servizi ad hoc. Troppo spesso succedeva che passava un autobus con i gradini, la pedana non era funzionante, oppure il posto era occupato da altri, perché non sempre accessibilità significa fruibilità. Oggi, grazie a un numero dedicato specifico e a una nuova organizzazione che la TUA ha messo in campo, potremmo sicuramente gioire, perché ci sarà la garanzia assoluta della certezza del diritto, un po' come si fa con il taxi praticamente. Le persone con disabilità potranno prenotare con estrema facilità ed arrivare a destinazione. Siamo in una fase sperimentale, l'app è già attiva nel sito di TUA, le partenze potranno essere prenotate dall'8 di agosto in poi. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, rivendica l'istituzione dell'ufficio per i cittadini disabili. Io da anni, già da quando vice sindaco e assessore alle politiche per disabilità, ho rimarcato quanto importante sia stato per il comune di Montesilvano questo ufficio, un ufficio che, voglio dirlo, è fiore all'occhiello non soltanto per il territorio di Montesilvano ma anche per tutta la regione, è stato più volte preso ad esempio anche da altre regioni e soprattutto Montesilvano è, se non l'unico, uno dei pochi comuni ad avere un ufficio disabili. Torna a prendere vita lo spazio della Civitella di Chieti, che dal 17 agosto all'8 settembre ospiterà la rassegna Le Notti del Marrucino. 18 appuntamenti fra prosa, cinema e concertistica per la rassegna Le Notti del Marrucino, che animeranno dal 17 di agosto all'8 di settembre lo spazio della Civitella di Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio e il presidente dell'istituzione teatrale Cristiano Sicari hanno parlato di uno storico accordo con la soprintendenza che ha di fatto spalancato le porte di un'area che torna al servizio della città e in un periodo di distanziamento sociale a causa dell'emergenza Covid dimostra tutta la sua valenza. La struttura, infatti, consentirà ben 700 posti a sedere e sarà in grado di accogliere anche spettacoli di grande richiamo. Il Teatro Marrucino diventa l'espressione più alta della vivacità della nostra città, in un momento in cui abbiamo bisogno di fiducia e abbiamo anche bisogno proprio di espressioni credibili della nostra cultura, e credo che questi siano gli elementi più importanti, cioè una città viva che però vive sulla credibilità delle proprie istituzioni culturali. Il tutto grazie a uno sforzo straordinario del Teatro Marrucino, devo ringraziare anche la direzione del Polo Museale per l'Abruzzo che ha messo a disposizione l'anfiteatro della Civitella, ma soprattutto devo ringraziare il direttore amministrativo del Teatro Marrucino, quello artistico ovviamente, e il presidente Cristiano Sicari, perché hanno profuso uno sforzo straordinario per consentire a noi tutti di poter godere di questi spettacoli in modo assolutamente sicuro. Distanziamento sociale, igienizzazione prima, sanificazione degli spazi dove verranno svolti gli spettacoli, ma soprattutto tanta garanzia anche per coloro che gli spettacoli faranno. L'istituzione teatrale, fra l'altro, ha posto particolare attenzione alla politica dei prezzi proprio per agevolare la fruizione degli spettacoli.
Abbiamo fatto uno sforzo importante su questo, abbiamo pensato che il lockdown, la situazione di questo momento non consentisse di mettere prezzi che avremmo dovuto mettere e quindi abbiamo scelto di fare prezzi più bassi possibili, si parte da 3 euro a spettacolo per i film, a 22 euro per gli spettacoli di prosa e per i concerti più importanti. Naturalmente è bene ricordare che per i concerti avremo un concerto dell'Orchestra Sinfonica che terrà una sessione in memoria del maestro Morricone e poi avremo naturalmente la presenza di Ettore Bassa, Lino Guanciale, Paolo Fresu, insomma a prezzi veramente popolari e siamo certi che questo sarà apprezzato dalla cittadinanza. Stiamo mettendo in moto la prossima stagione 2021 che terrà conto inevitabilmente della decretazione d'urgenza che il governo via via viene rappresentando, ma sicuramente faremo 2 spettacoli di lirica come previsti da cartellone, ovviamente tenuto conto che dovremo ridurre cori, musicisti, ma non ci fermiamo e anzi rilanciamo con la possibilità di avere uno spettacolo anche al Teatro di Foggia. Adesso apriamo la pagina dello sport, calcio di Serie B. Ieri mattina il Pescara ha ripreso gli allenamenti per preparare i play-out contro il Perugia. Intanto sale l'attesa per l'udienza del Trapani davanti al collegio di garanzia del CONI. Per il club siciliano è una settimana complessa perché il Tribunale delle Imprese si pronuncerà sul provvedimento avviato dalla vecchia proprietà. Meno 2 giorni all'attesissima pronuncia del CONI sul ricorso del Trapani, un verdetto attraverso il quale passa il destino del Pescara che in caso di rigetto si giocherebbe la salvezza nel doppio confronto con il Perugia, in caso di accoglimento anche parziale sarebbe retrocesso in Serie C. La partita che la società siciliana gioca nell'udienza di giovedì pomeriggio ore 15:30 fa leva sulle cause di forza maggiore legate all'emergenza Covid-19 che, secondo la linea difensiva, avrebbe impedito di effettuare il totale pagamento di stipendi e contributi di gennaio e febbraio dei tesserati entro il termine perentorio del 16 marzo. Un fattore però che non ha fatto presa sui collegi giudicanti dei 2 organi endofederali. Già in primo grado il Tribunale Federale Nazionale ha rilevato come il versamento degli emolumenti di febbraio sia stato eseguito il 17 e il 20 marzo e neanche integralmente. Ha valutato insussistente e non provata la causa di forza maggiore anche perché gli emolumenti maturati fanno riferimento a periodi pre-Covid, quando dunque la società poteva effettuare la provvista di liquidità per i pagamenti. Tuttavia il TFN ha penalizzato il Trapani di un punto poiché ha tenuto conto, si legge nella sentenza, della situazione contingente nella quale la violazione è stata commessa e il successivo ravvedimento benché parziale. In secondo grado la Corte federale ha portato a 2 i punti di penalizzazione, ha confermato l'assenza di prova della causa di forza maggiore e ha osservato che il codice di giustizia sportiva è chiaro, il mancato pagamento comporta almeno 2 punti di penalizzazione. Il collegio difensivo del Trapani, diretto dall'avvocato Edoardo Chiacchio, si è arricchito dell'accademico Guido Alpa, emerito di diritto civile e mentore del premier Giuseppe Conte. A lui il Trapani chiede di individuare le strade per convincere il collegio di garanzia del CONI ad eseguire un giudizio di legittimità che sovverta quanto espresso dalla Corte federale. La vicenda richiama vagamente quella del mancato totale pagamento degli stipendi entro i termini del Sant'Arcangelo nella primavera 2018. Lì in primo grado il club romagnolo fu addirittura prosciolto a sorpresa dal TFN, ma fu punito in secondo grado dalla Corte federale con 2 punti di penalizzazione. Una sentenza che mise in salvo il Teramo e condannò il Sant'Arcangelo ai play-out col Vicenza, con successiva retrocessione. Anche in quel caso la società romagnola provò a dimostrare una causa di forza maggiore dovuta a responsabilità del professionista a cui era stato dato mandato di effettuare i bonifici. Non bastasse il CONI, in casa Trapani si attende un altro verdetto in questa settimana. Come riporta il giornale di Sicilia, il Tribunale delle Imprese si dovrà pronunciare sul procedimento avviato dalla vecchia proprietà nei confronti della nuova, la quale non avrebbe ottemperato ai pagamenti pattuiti in base all'atto di cessione sottoscritto a giugno 2019. C'è il rischio che la vecchia proprietà targata FM Service riabbia indietro il club siciliano, che ora fa capo ad Alivision dell'imprenditore romano Fabio Petroni, ex presidente
precedente del Pisa di Gattuso. Uno spaccato complesso in cui si inserisce anche la messa in mora dei giocatori alla vigilia del match di Pisa. In tutto questo contesto il Pescara spera e proverà a inserirsi nell'udienza di giovedì col proprio legale Nicola Lotti come parte controinteressata. La squadra ieri mattina ha ripreso ad allenarsi al Poggio in vista della gara d'andata di lunedì prossimo allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Perugia. Mancheranno Balzano e probabilmente Del Grosso. Boginov invece è rientrato in Bulgaria ed ha chiuso anzitempo la sua infausta esperienza in biancazzurro. È importante Consiglio federale oggi con i consiglieri collegati in conference call. Tra le varie delibere adottate la definizione dei campionati di Primavera 1 e Primavera 2. È stata stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati. Scudetto di Primavera assegnato all'Atalanta, stesso sistema che ha deliberato la retrocessione di Chievo, Napoli e il Pescara, che dunque retrocede in Primavera 2 e sono promosse in Primavera 1 Milan, Ascoli e Spal. Andiamo in Serie C adesso, perché dopo i dubbi degli ultimi giorni il presidente del Teramo Franco Iachini ha sciolto la riserva e ha iscritto regolarmente la squadra in Serie C, decisione maturata ieri sera e annunciata questa mattina in una rapida conferenza stampa nella quale ha spiegato i motivi della scelta leggendo un comunicato. Allora, in questi ultimi due giorni ho ricevuto tantissime attestazioni di stima e incoraggiamento da parte di tantissimi tifosi, quelli veri, quelli con il vero cuore bianco-rosso, che mi hanno spronato a non mollare, anche chiedendomi cosa potessero fare loro per aiutarmi. Sono stato contattato anche da imprenditori e istituzioni che hanno capito il mio appello e mostrato considerazioni per quanto ho finora costruito e fiducia in quello che ancora potremmo regalare alla nostra città. Naturalmente ho ricevuto anche attacchi e critiche, ma per fortuna provengono dalla solita minoranza becera, il cui modus operandi negli anni non cambia e non cambierà mai. Accetto le critiche perché da esse si possono trarre sempre spunti di riflessione, ma stigmatizzo con forza le modalità becere con cui opera una certa parte di tifosi, ripeto, sempre la solita. Perché gli attacchi personali, le offese e le prese in giro sono solo uno sterile esercizio di personalità non abituati a confrontarsi con correttezza e lealtà. Ieri sera ho deciso di iscrivere la nostra squadra al campionato di Serie C. Voglio continuare a regalare un sogno ai nostri tifosi e voglio essere fiducioso che quanto abbozzato in questi giorni in termini di aiuto alla società possa tradursi in realtà. Torno a ribadire che il mio chiedere supporto deriva solo ed esclusivamente dalla consapevolezza di aver ricostruito una società sana, sottolineo sana, e per cui sono state gettate le basi solide per una crescita a lungo termine e non vorrei mai che questo progetto potesse andare in sofferenza. Grazie a tutti. Nello scorso weekend Giulianova ha ospitato i campionati italiani di beach tennis. Dell'iniziativa ha parlato il coordinatore dell'organizzazione, Francesco Sarti. Francesco Sarti, l'Abruzzo, non è banale dirlo e sottolinearlo, è una delle capitali del beach tennis in Italia. Beh sì. Noi a livello già di squadra come associazione ormai sono 10 anni che siamo in Serie A con 2 titoli e non siamo mai scesi dal 4º posto, quindi questi con grandi risultati e tanti sacrifici. Il merito di questa organizzazione non è solo mia, perché io poi sono la parte visibile, ma dietro di me c'ho uno staff impeccabile, appassionati, hanno dedicato tempo. E tieni presente che fanno tutto in base volontaria, quindi non hanno un ritorno economico, quindi è solo passione per questo sport. Sono qui presenti, nonostante tutto, i beach tennisti più importanti d'Italia e del mondo. Sì, noi abbiamo qui una su tutte, la Dyna, numero 1 al mondo,
abbiamo anche dei giocatori a livello maschile che stanno tra i primi 10 al mondo. Sono venuti sia perché è l'unico torneo importante per il 2020, ma anche perché diciamo, abbiamo ottimi rapporti con tutti, quindi anche a livello di amicizia siamo riusciti a farli venire. Sei un visionario, allora ti chiedo, riporterete lo scudetto del beach tennis in Abruzzo? Paolo, questa è una domanda che mi fai quasi a tradimento. Noi avevamo costruito una squadra per vincere il titolo, la federazione purtroppo ha cambiato le regole nel mese di marzo e quindi dobbiamo con grandi sacrifici cercare di salvarci per rimanere in Serie A. Questa è l'unica critica che io faccio alla FIT, che non si possono cambiare le regole in corso d'anno, soprattutto per quelli che programmano la stagione prima per la stagione successiva. Però Sarti non molla prima o poi. Sarti non molla. Sarti non molla. Sarti è qui e nei prossimi 2-3 anni riporterà lo scudetto in Abruzzo. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.